Passiamo subito alla recensione, che è piuttosto corposa. Oggi vado a recensire una duologia che in realtà fa parte di una serie di 14 libri. È famosissima e si tratta di Il Mago di Oz e Il Meraviglioso Regno di Oz, entrambi di Frank Baum, un famosissimo scrittore del primo Novecento, ed editi in questa versione che io amo profondamente, della Rizzoli Burr, ragazzi. Mi piacciono tantissimo proprio perché sono così semplici. Per chi non lo sapesse, la trama del primo libro, ovvero Il Mago di Oz, narra di questa ragazzina, Dorothy, che vive nel Kansas insieme agli zii Harry ed Emma. Un ciclone travolge la casa di Dorothy mentre lei vi è dentro insieme al suo cagnolino Toto e viene trascinata in questo mondo meraviglioso, ovvero il regno di Oz. Le consigliano di rivolgersi al mago di Oz per poter trovare un modo per ritornare nel Kansas, perché la cosa che lei più desidera al mondo è di tornare a casa sua, anche se il regno che le si para davanti è meraviglioso, per quanto strano. Durante il cammino sul sentiero di mattoni dorati, Dorothy va a incontrare tre personaggi principali. Il primo è lo spaventapasseri, incastrato su un palo in un campo di grano. Suscita la pietà di Dorothy perché si lamenta di non avere un cervello e di avere questa mancanza di cervello, ma solo paglia nella sua testa. Così Dorothy lo libera e proseguono il loro cammino fino a incontrare il boscaiolo di stagno. Si lamenta anche lui del fatto che non ha un cuore. Così, dopo averlo salvato dalla ruggine, quindi dopo averlo oliato per benino, anche il boscaiolo di stagno si unisce alla compagnia. Come terzo membro si aggiunge il leone, il famoso leone codardo, che si lamenta di non avere coraggio, di essere re della foresta solo di nome, ma di non avere il coraggio necessario per avere questo titolo. Arrivano nel regno di Oz, ma il mago si rivela sotto varie forme e a tutti e quattro chiede di sconfiggere la strega dell'Ovest, l'ultima strega cattiva rimasta nel regno di Oz. I quattro partono, vanno a sconfiggere la strega dell'Ovest, tornando gli portano le prove di questa sconfitta. Il lieto fine in un modo o nell'altro arriva, ognuno ottiene quello che vuole e Dorothy riesce a ritornare nel Kansas. Non faccio spoiler. Nel secondo libro, Il Meraviglioso Regno di Oz, la storia cambia completamente, se non per la location, che è sempre il nostro regno di Oz. Andiamo a esplorare sempre parti del mondo di Oz, ritroviamo personaggi conosciuti come il boscaiolo di stagno e lo spaventapasseri. Il protagonista del secondo libro è Tip, ovvero un ragazzino schiavo di una strega. Riesce in qualche modo a liberarsi e scappa insieme a Jack Zuccone, che è anche quello uno spaventapasseri creato con una testa di zucca, e a Cavalletto, che è un cavalletto che per magia sempre della strega ha preso vita. Scappano tutti e tre insieme e vanno nel regno di Oz, dove però anche lì c'è un tumulto a causa di una ribellione da parte di un gruppo di ragazze che vogliono usurpare il trono, reclamando l'indipendenza femminile, in sostanza. Questa cosa causa un'ulteriore fuga dal regno di Oz. Vanno a chiedere aiuto a Nick Asha, ovvero il nostro boscaiolo di stagno. Varie peripezie li portano poi alla pace finale. Mi sono fermata a questi due libri, anche se, come ho detto all'inizio, fanno parte di una serie di 14, perché già sul secondo stavo iniziando a faticare nella lettura, quando a un certo punto mi è venuta l'illuminazione, ovvero la chiave di lettura di questi libri, la chiave di Baum. Si riconduce tutto a un'unica frase che è molto contraddittoria. A differenza di magari altri romanzi tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, dove ogni cosa è simbolica di qualcos'altro, i personaggi sono fini a se stessi, ma sono contraddittori per quello che richiedono. La frase che rappresenta la chiave di Baum è: il fatto che tu hai o non hai qualcosa non significa che questa cosa ti serva. Per interpretare la chiave di Baum devo fare un po' di spoiler, quindi se non avete letto i libri o non desiderate comunque farvi spoiler a livello di personaggi e cose del genere, chiudete ora questo video, vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Vi lascio 2 secondi per andarvene. Bene. Questa chiave va interpretata attraverso i personaggi. Esempio più eclatante è Dorothy e la sua casa. Quindi il fatto che Dorothy non abbia una casa nel momento in cui è nel regno di Oz non significa che la casa le serva alla sua crescita. Lei cerca in tutti i modi di ritornare a casa, non riesce a trovare un modo per ritornare a casa finché non si accorge di avere addosso le scarpine che ha portato per tutto il tempo nel regno di Oz e che l'avrebbero fatta tornare fin da subito. E alla fine dice proprio una frase
non mi ricordo le parole esatte, in cui dice: se io fossi tornata subito nel Kansas non avrei mai conosciuto i miei amici e non avrei potuto aiutarli. Il secondo caso eclatante è lo spaventapasseri e il suo cervello, quindi il fatto che lo spaventapasseri non abbia un cervello non significa che esso non sia intelligente. L'istruzione e l'intelligenza sono cose che sono innate in una persona, si formano con l'esperienza, non necessariamente con la materia grigia. Ci sono tante persone nel mondo che hanno un cervello e non sanno come usarlo. Lo spaventapasseri durante il suo viaggio, così come gli altri personaggi, prima ancora che il mago gli dia un cervello, che è comunque un imbroglio e un placebo, comunque dimostra la sua intelligenza, quindi lui non ha veramente bisogno di un cervello, è già un essere intelligente di suo. Così come il boscaiolo di stagno, che non ha un cuore, ma dimostra i suoi sentimenti comunque, anche senza avere un cuore, dopo averlo ottenuto dal mago, enfatizza questa cosa come se finalmente potesse liberare i suoi sentimenti solo per il fatto che ha un cuore. Ci sono persone che un cuore ce l'hanno, ma di fatto poi non hanno cuore nelle azioni. Il leone e il suo coraggio poi sono la chiave principale. Anche se il leone è un personaggio secondario, il fatto che non abbia il coraggio delle proprie azioni, che non si renda conto di aver compiuto atti di coraggio durante il suo viaggio, è indice di tutta la storia, perché alla fine il succo della storia è che bisogna avere fiducia nelle proprie capacità, non c'è bisogno di una cosa specifica per essere se stessi e per sfruttare le proprie peculiarità. E questa è la lezione che si evince dal primo libro. Dal secondo libro ci sono comunque delle contraddizioni, ma andiamo a esplorare un mondo ancora più complesso. Jack Zuccone, ad esempio, è stato creato con la classica faccia di zucca, spaventosa ma con un sorriso stampato in volto. Ma per tutta la storia lui dice che non riesce a esprimere le proprie emozioni perché così è la sua faccia e così rimarrà per sempre. E qui andiamo a vedere come anche nella realtà le persone che portano una maschera emotiva ma che in realtà dentro soffrono, o al contrario. Infine abbiamo lo scarabecchio, che invece si dà dell'erudito semplicemente per il fatto che ha assistito alle lezioni di un illustre professore nel regno di Oz, e qua c'è sempre questa sorta di duello con lo spaventapasseri. Nello spaventapasseri gli dice che senza un cervello uno non può essere intelligente, lo scarabecchio dice se uno non ha un'istruzione non può essere intelligente. Le due cose coincidono con un discorso molto attuale, anche se questo autore è del 1900. Ci sono delle scene che mi sono rimaste impresse, c'è il fatto delle ragazze che si ribellano, e qua andiamo proprio a esplorare un'altra epoca, un'altra concezione della donna. Le donne sono stufe di non poter ottenere ciò che vogliono, di non potersi ribellare al potere dell'uomo, di dover fare sempre le stesse cose, ma non è detto che per il fatto che siano femmine allora non possano essere potenti. E poi c'è questa scena fantastica dove lo spaventapasseri è costretto a svuotarsi della paglia, ma per caso riesce a trovare un numero esorbitante di banconote e allora lo riempiono con le banconote. Però lo spaventapasseri ci tiene a far presente che è comunque sempre il suo cervello a renderlo un buon amico in una situazione di emergenza, quindi non i soldi, non è perché adesso ha i soldi che lui è un amico da chiamare in caso di emergenza, ma sempre il suo cervello. La magia vera in sostanza è la fiducia che noi abbiamo in noi stessi. Il regno di Oz non è un regno esclusivamente magico, è un regno creato apposta per far rendere conto, soprattutto i bambini, della società in cui viviamo. Un bambino inconsapevolmente, leggendo questi libri, ottiene l'istruzione migliore che potrebbe ottenere da un libro di narrativa. Un libro che io straconsiglio. Nel momento in cui l'ho finito volevo rileggerlo per andarmi a leggere tutte le frasi epiche di questi libri, che non ho potuto segnarmi perché erano veramente troppe. Se riuscite a finire la serie poi fatemi sapere com'è, perché io ho intenzione di portarla avanti. Detto ciò, spero che questa recensione vi sia piaciuta, vi lascio qua sotto i link come sempre. E ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!